Buongiorno. Allora, in questo video volevo parlarvi di un'esperienza personale, cioè di quello che comunque ci sta succedendo adesso. Allora, mio padre premesso che mio padre ha già problemi di salute e quindi ok, ed è già in cura dal suo dottore in un ospedale qua vicino a noi. La settimana prima di Pasqua, sì, il venerdì, è caduto. Ho chiamato l'ambulanza, adesso a parte, ok, un'ora d'attesa, ho chiamato 4 volte io, 2 volte mia madre, e però adesso non voglio discutere su quello, che potrei aprire un'altra parentesi e tenerla lunga, veramente un'ora. In questo video intanto non sto facendo vedere nulla, se non la mia pochettina. Portato in ospedale, c'erano 2 opzioni di scelta. Io ho scelto quella più vicina e più comoda. A parte che, arriviamo là in ospedale tutto il giorno in pronto soccorso, gli fanno tutte le visite, l'aspra, l'esame del sangue, tutto. Però ci dice che non c'era neuro in quell'ospedale. Allora, mia mamma si è altamente incazzata per... Scusate, però. Questo è il ragazzo dell'ambulanza, insomma. Non ci ha detto, l'abbiamo detto, guarda che ha problemi, è già in cura da un neurologo e tutto. Non ci ha detto, guardate che a Cantù la neuro non c'è. E quindi da Cantù sono spostato in Sant'Anna appunto per la neuro. Quindi siccome eravamo con una sola macchina, io sono andata a casa e la mia madre è salita in ambulanza. Portato là e tutto, insomma, attesa ancora. Allora, non sono, sono andata a fare alcuni esami, sì, altri esami. Però hanno visto la cartella clinica oppure si sono sentiti con l'altro ospedale in cui ero in cura e non hanno neanche provato a fare nulla. Gli hanno primo direttamente messo il sondino per alimentarlo. Adesso è da 15 giorni praticamente in ospedale, fermo a letto. Allora mio padre fino al giorno prima di cadere, ok, barcollava un po', non aveva un perfetto equilibrio, però si appoggiava, aveva il suo bastone, si faceva la barba da solo, si lavava, faceva tutto in completa autonomia. Ora sono 15 giorni che ha letto, stiamo aspettando che devono fargli un altro piccolo intervento. Ieri il dottore, prima sembrava che dovessero farlo subito, adesso ieri il dottore ci parla e dice no, ma non è urgente. Allora mio padre ha letto, e comunque non sono mio padre perché anche gli altri pazienti sono lì, sono 15 giorni che ha letto. Ora, se dovessi stare ferma io 15 giorni in un letto, poi mi alzo che, oltre che mi gira la testa, oltre che comunque i muscoli si indeboliscono e tutto, immaginatevi una persona comunque non completamente, che insomma deambula a fatica e così insomma. Allora, nel senso, o vi muovete, non è urgente, ci ha detto, come non è urgente? Anche perché poi dovrebbe comunque portare a fare la riabilitazione, sì, ma se aspetti ancora un po', mi riabiliti un po' sta ceppa. Quindi ora, questo mi dà quasi conferma che, primo, siete voi ospedali che fate ammalare le persone. Secondo, con più pazienti avete dentro, con più li tenete dentro, più soldi prendete, perché questo è alla fine... non vedo altra, cioè una volta si diceva sì, ci tenevano dentro, stavi dentro un mese, adesso dicono no, adesso ti tolgono la cura, ti mandano a casa. Sì, va bene, però se devi fare questo piccolo intervento fallo. Prima sembrava una cosa da fare subito, poi è stato annullato un giorno, adesso sono 10 giorni che stiamo aspettando, 10 anche di più perché era prima di Pasqua. Quindi ok, siete voi ospedali a ammalare le persone e non solo quelle che sono dentro, ovviamente, perché comunque noi siamo a una mezz'oretta di strada da lì. Ci sono altre persone che comunque sono anche più lontane di quanto siamo noi. L'orario di visita purtroppo c'è un orario stabilito fisso che è di un'ora e quindi non è che dice, beh, stiamo dentro tutti assieme, poi una persona alla volta, quindi vabbè. Non è, insomma, è un reparto che oddio, non è esattamente, cioè non sarebbe esattamente il suo, però ok. Sono incazzata perché comunque sì, sono 15 giorni che è fermo a letto,
Si stanca, si è rotto le balle anche lui perché non ce la fa più. Prima. E poi, ah, ecco, un'altra cosa che io mi domando. È legale questa cosa? Cioè, sedano i pazienti. Ce l'ha detto anche il dottore ieri. Ce ne siamo accorti anche noi. Ce ne sono accorte altre persone, un sacco di altre persone, parenti di degenti che sono lì. Le sedano, poi ieri il dottore ci ha dato conferma. Bella, comodo così. Complimenti, complimenti. Poi, allora, dipende dagli infermieri perché comunque tanti sono carini, gentili, disponibili. No, tanti, la maggior parte. Però comunque, poi vabbè, un giorno l'ho trovato là in condizioni che non vi dico come va messo. Cioè, una persona che ha l'ossigeno, che è comunque un po' vabbè, intasata, adesso non sto a dirvi, è un po' intasata di tutto. Gli mettete l'ossigeno perché sennò si abbassa la saturazione. Come lo mettete a letto? Piatto, completamente piatto a letto. Tutto sbauciato perché un po' di escrezione, giusto? Secrezione, vabbè, insomma, cercava il campanello, cosa che non hanno, il campanello non ce l'hanno se non giù per terra o in giù da qualche parte. E tutto comunque va scoperto perché comunque voleva alzarsi, aveva bisogno di, cioè, voleva chiamare comunque qualcuno. Invece un cazzo, scusate, mi è scappata. Comunque, vabbè, insomma. Boh, non lo so, spero che si risolva sta cosa. Adesso, altrimenti, chiamo Striscia. Chiamo. No, vabbè, adesso l'ho detto per dire. Però, insomma, è veramente è una vergogna. È una vergogna. Vabbè, adesso questo non c'entra niente con me. Ci sono parenti di una signora ricoverata che praticamente, vabbè, ha avuto. Non so dirvi quale problema è stato. Dovevano mettere un pacemaker. Già pronte tutto, già a digiuno, già programmato tutto. La mattina dell'intervento si accorgono che il pacemaker era di un modello che non andava bene. Ma porca di quella miseria, ma controlla prima. Quindi adesso tutto rimandato. Sono passati 10 giorni da sua madre. Tutto rimandato perché l'hanno ordinato. Poi ovviamente ritarda anche la fisioterapia. Insomma, un gran bordello. Scusate, ma è un gran puttanaio. È una cosa vergognosa. Quindi ripeto, siete voi ospedali che fate ammalare le persone. Va bene, grazie per, scusate per lo sfogo. Ciao!